Aspetta. Mi sentite? Sì. Ok. Grazie, grazie, grazie Barbara, grazie a Fabio Renzi e a Simbola per l'importante giornata di oggi, perché per rifare il punto sulla situazione è sempre importante. Ascoltando i relatori di questa mattina, pensavo che fossimo nel 2016, all'indomani del sisma. In realtà, purtroppo, ci troviamo nel 2020. Ci troviamo in un momento in cui le scelte strategiche, le scelte importanti per il nostro territorio sarebbero già state effettuate. Invece, parlando poi e ascoltando gli interventi, emerge una certa difficoltà che nasce anche da una difficoltà della ricostruzione, una difficoltà che non possiamo nascondere, non possiamo nasconderla men che meno oggi. Oggi non è il momento dell'azione, l'altro ieri era il momento dell'azione. Molti prima hanno evidenziato queste difficoltà che ci sono da un punto di vista tecnico, da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista operativo, e per questo io vorrei ricordare, come moltissimi di voi sapete, che di fatto siamo in alcune situazioni a livello di ricostruzione privata che è veramente preoccupante. Non so se si vede lo schermo che ho condiviso, sì. Ma siamo veramente a una percentuale di ricostruzione che è inaccettabile, e questa cosa non la dico io, la dicono le migliaia di persone che sono ancora nelle casette dopo 4 anni. Non è possibile e non è pensabile che il tempo d'uscita di una pratica, dati dell'ufficio del commissario della ricostruzione, quindi dati ufficiali, sia di 300 giorni. Questo è il nodo da sciogliere, e questo è il vero nodo su cui dobbiamo confrontarci. Prima di parlare di progettualità, guardiamo il concreto, guardiamo il singolo cittadino che aspetta risposte. Queste sono le risposte che io mi immagino che arrivino prima possibile. Per questo ho ascoltato gli interventi di chi mi ha preceduto, ma l'ordinanza 100 evidenzia ancora delle criticità. Nel mancato collegamento tra tecnici e amministrazioni comunali. Questo non lo dico io, lo dice la rete professioni tecniche. Quell'ordinanza va comunque migliorata ed implementata, perché così ancora non funziona. Non è pensabile una delega totale al professionista, ma è pensabile una sintesi tra professionista e amministrazione comunale, entrambi che devono lavorare per lo stesso obiettivo: far uscire le pratiche. Lo dico in modo molto semplice, molto chiaro e molto netto, perché i tantissimi cittadini che ci stanno ascoltando in questo momento hanno bisogno di risposte veloci, e queste risposte si ottengono tramite questa sinergia. Io altri strumenti non ne conosco. Parliamo del decreto semplificazione, faccio solo un semplice cenno. Nel decreto semplificazione c'è un articolo che parla di terremoto, uno, non ce ne sono tanti. Quindi quando qualcuno durante il decreto rilancio ci diceva che il decreto semplificazione sarebbe stato il luogo delle soluzioni, questo, diciamocelo francamente, non è. Tra l'altro c'è un aspetto, e i tecnici che ci stanno ascoltando lo sanno benissimo, che noi precedentemente con il vecchio governo avevamo previsto una tolleranza del 5% a livello di ricostruzione per le situazioni, per le misure. Nell'articolo 10 si parla del 2%. Allora vorrei capire, anche con il legislatore, faremo emendamenti su questo, qual è la compatibilità che facciamo? Torniamo indietro anziché fare un passo avanti? Questi sono aspetti fondamentali che vanno risolti. Velocemente è dire troppo poco, ma il prossimo decreto, ormai non è più tempo di parlare di prossimo decreto. Questo credo che siamo universalmente consapevoli, che i decreti sono quelli che ci sono. Avevamo 55 miliardi, ripeto perché sia chiaro, 55 miliardi da utilizzare per i nostri concittadini italiani a seguito dell'emergenza Covid. Per il terremoto c'è zero. Allora, quali sono le sfide che ci aspettano? Perché diamo anche una sostanza a questo aspetto. Si parla di ZES, ma prima di parlare di ZES, avevamo una zona franca urbana che comunque sia aveva in qualche modo funzionato, soprattutto per le piccole attività. Questa zona franca urbana terminerà, è già terminata il 31 dicembre 2019, e per il 31 dicembre 2020, nonostante i nostri emendamenti, non ce n'è traccia. Tra l'altro,
quando qualcuno che mi ha preceduto parlava di invarianza di risorse, ricordo che sulla zona franca urbana c'erano 144 milioni di euro residui che sono spariti con la legge di bilancio 2019. Allora, iniziamo subito a restituire ai terremotati ciò che gli era stato concesso. Come un altro esempio, faccio gli esempi veloci. Esenzione ISE per i fabbricati inagibili. Questa cosa qui i nostri concittadini non lo sanno, ma adesso beneficiano delle norme 2019. Quando poi torneranno in comune per portare la loro dichiarazione ISE, la loro casa distrutta varrà come una casa nuova. Questo è inaccettabile, ma non è giusto, è una questione di giustizia, soprattutto per le fasce più deboli della nostra popolazione, per gli anziani, per le persone che hanno maggior necessità di accesso ai servizi sociali. Come per le nostre imprese, non riusciamo. Questo governo non ha prorogato la sospensione delle cartelle esattoriali degli avvisi di accertamento. Quindi le aziende che hanno ancora magari documenti all'interno di un capannone crollato non possono rispondere alle legittime richieste delle amministrazioni finanziarie. Sono piccole cose, piccolissime. Ma se non partiamo dalle piccole cose concrete, sia da un punto di vista urbanistico, snellimento, velocizzazione, maggiore sintesi tra amministrazione comunale e tecnici e misure di carattere economico, l'anno prossimo ci rivediamo e riparliamo ancora della grande progettualità che potremmo fare. Questo io da cittadino marchigiano lo considero profondamente ingiusto. E questo è un appello che faccio pubblicamente, che non è legato ai relatori assolutamente qualificati e positivi di questo convegno. Ultima manciata di secondi per lei, Ultima Patassini. manciata di secondi, ma è un appello che faccio al governo e chi governa in questo momento. Perché la soluzione non può essere: mancano i soldi per i terremotati, nominiamo due subcommissari a cui diamo 100.000 euro. Grazie a tutti.